Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito uno dei suoi discepoli gli disse, Signore, insegnaci a pregare. Pray. La preghiera è uno dei temi più cari all'Evangelista Luca. Egli insiste molto su questo aspetto. Presenta Gesù come maestro di preghiera e i discepoli come coloro che hanno il desiderio di imparare a pregare. Vogliono imparare da Gesù. Una caratteristica di Luca è quella di sottolineare come Gesù stesso fosse un uomo di preghiera. Molte volte, conservando il racconto della tradizione, Luca aggiunge come particolare proprio una nota sulla preghiera. Ad esempio, il quadro descrittivo del battesimo di Gesù non dice nulla del rito in sé, ma nota mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera. Si aprì il cielo. Così prima della chiamata dei discepoli, Luca dice che Gesù si ritirò sulla montagna per una notte intera di preghiera e al mattino scelse i dodici apostoli, poi scese nella valle a parlare al popolo. Così l'episodio della trasfigurazione. Solo Luca annota che Gesù salì sul monte a pregare. E mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto. Quel momento importante nella vita di Gesù, il centro della sua missione terrena, cioè quando cominciò a dire ai discepoli che sarebbe andato a Gerusalemme dove l'avrebbero ucciso, Gesù rivela ai suoi discepoli il volto della propria gloria. Si trasfigura sulla montagna per far vedere ai discepoli la sua natura divina e per incoraggiarli a seguirlo nella via del dolore. Ma la nota che ci interessa in questo momento è che il volto di Gesù cambiò d'aspetto mentre egli stava in preghiera. In questo senso Gesù è maestro di preghiera, non tanto perché insegna delle formule o dà dei consigli pratici sulla preghiera, mostra nella propria esistenza lo stile orante. E l'elemento caratteristico è che la preghiera di Gesù gli cambia il volto. Gesù si trasfigura nel momento in cui entra profondamente in preghiera. Incontrando il Padre, diventa un altro. Cambia. Ed è proprio questo il senso della preghiera. Non prego per cambiare Dio, prego per cambiare io. E l'Evangelista sottolinea come Gesù viva intensamente lunghi momenti di preghiera proprio nei momenti decisivi della sua esistenza. Così, in questo caso, al capitolo 11, Luca colloca l'insegnamento del Padre nostro in un momento di preghiera. Gesù si trovava in un luogo a pregare. I discepoli lo guardano, si accorgono che avviene qualche cosa in lui, ne sono meravigliati, lo lasciano tranquillo, quando ha finito, danno voce a un desiderio che è nato dentro di loro guardandolo. Insegna anche a noi a pregare. E Gesù risponde, quando pregate dite, Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. La formula che Luca conserva del Padre nostro è leggermente diversa da quella di Matteo, che la Chiesa ci ha sempre insegnato come la preghiera del Signore. Il testo di Luca è leggermente più breve, ma è la stessa identica preghiera. Come abbiamo già avuto modo di osservare, Luca, molto conservatore delle tradizioni primitive della comunità cristiana, rispetta quelle formule arcaiche, mentre Matteo e il suo ambiente è molto più libero nel ritoccare, aggiungere, completare. Così Luca conserva semplicemente la forma padre, che corrisponde molto probabilmente all'aramaico abba. Gesù si rivolge a Dio con questo termine confidenziale, tipico del bambino. Nella versione di Matteo è stato solennizzato. Padre nostro che sei nei cieli, sottolineando appunto la dimensione celeste e divina di questo Padre. Le altre due formule sono identiche, sia santificato il tuo nome, cioè mostra chi sei, fa vedere la santità della tua persona, rivela la tua potenza divina e nello stesso tempo fa che noi ti facciamo fare bella figura. Venga il tuo regno, si realizzi cioè il tuo progetto, domina, controlla la realtà secondo il tuo criterio, Padre. Matteo ha aggiunto, sia fatta la tua volontà, che è una esplicitazione del nome e del regno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona noi i nostri peccati. Forse Luca ha sciolto l'immagine del debito per rendere più chiaro il concetto di peccato. E non abbandonarci alla tentazione. La nuova traduzione ha reso il verbo indurre con abbandonare. Il senso è questo, anche se non è una traduzione sbagliata indurre, perché corrisponde bene al testo utilizzato sia da Matteo che da Luca, ma probabilmente fu un'antica versione molto vicina all'evento stesso di Gesù ma fatta da qualcuno che non padroneggiava bene la lingua greca e ha reso la formula semitica con un calco greco che è un po' imperfetto e di fatti a molte persone dà fastidio quella espressione non ci indurre in tentazione come se fosse Dio a farci cadere nella tentazione. Assolutamente non è così, vuol dire non lasciarci andare nel momento della tentazione. Non abbandonarci. È la preghiera del figlio che chiede al papà, aiutami perché non ti faccia fare brutta figura. Comanda tu, dammi da mangiare oggi, perdona i miei peccati. Non lasciarmi andare, tienimi per mano nel momento del pericolo. È importante notare come però... L'insegnamento di Gesù sia al plurale. Non dammi, ma dacci. E noi purtroppo abbiamo imparato poco questo stile e quando facciamo preghiere improvvisate secondo il nostro criterio ci mettiamo sempre il singolare. Io vorrei pregare per o chiedo direttamente al Signore: dammi. Aiutami. Mentre lo stile di Gesù è comunitario. Padre nostro, dacci il nostro pane, perdona i nostri debiti. Non perdonami. Gesù ci insegna a chiedere perdonaci. Lo stile della preghiera di Gesù lo trasforma e comunica ai discepoli una forza di cambiamento. Subito dopo questo episodio Luca mette in bocca a Gesù una parabola sulla preghiera, quella dell'amico importuno che in piena notte, dal momento che gli è arrivato in casa un amico inatteso, e non ha nulla da dargli da mangiare, bussa alla porta dell'amico, chiedendogli un po' di pane. La forza della parabola sta nel riferimento all'amicizia. Un amico chiede all'amico, e volete che l'amico dica di no? Gesù nelle parabole interpella proprio l'uditorio. Chi di voi, se ha un amico e lo disturba in piena notte, gli dice non mi disturbare? Se è un amico, non gli rispondi così. Un amico, anche se è svegliato in piena notte, per un amico fa questo e altro. Gesù intende dire... Che la preghiera deve essere concepita come una relazione di amicizia. La dimensione filiale di chi si rivolge a Dio chiamandolo Padre, viene integrata dalla dimensione di amicizia, di affetto. L'amico non va a cercare l'amico solo quando ha bisogno. L'amico si intrattiene con l'amico per il piacere dell'amicizia, per il desiderio di stare insieme. Poi può capitare l'occasione in cui ha straordinariamente bisogno e allora si permette di disturbarlo. Se ci pensate, la volta che vi trovate in una situazione difficile, in un'ora strana, pensate chi potete disturbare. Non chiunque potreste chiamare, ma vi sentite di disturbare colui che considerate veramente amico. Gesù intende dire, Dio è questo vero amico, ma devi coltivare l'amicizia. Non ti ascolta perché sei insistente, ma perché sei amico. No, meglio. Ti ascolta perché lui è tuo amico. La forza della preghiera non sta nella tua condizione di amicizia nei suoi confronti, ma nel fatto che lui è amico a te. Dunque, la caratteristica basilare della preghiera è la fiducia, è l'atteggiamento di abbandono. Continua, dopo la parabola, con un insegnamento catechistico. Chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Sembra che voglia dire: chiedete quel che volete e il Padre ve lo concederà. Non è così. Dio non è il nostro maggiordomo o il genio della lampada che fai uscire quando vuoi e gli chiedi quello che desideri e lui pronto al tuo servizio ti obbedisce ed esegue. Questa è una nostra fantasia, non è l'insegnamento di Gesù. Chiedete lo Spirito Santo. Ragionate, se voi che siete cattivi, dice Gesù, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo domandano. Gesù insegna a domandare lo Spirito Santo, cioè la vita stessa di Dio. La luce di Dio, il suo modo di pensare, il suo modo di amare, la sua forza vitale. Chiedere lo Spirito Santo significa avere la stessa mentalità di Gesù. Chiedete e vi sarà dato. Chiedete lo Spirito Santo e lo riceverete senz'altro. Bussate per incontrare l'amico e l'amico vi apre senza dubbio. Cercate la volontà di Dio e troverete senz'altro la possibilità di realizzarla. Nella preghiera non cambio Dio, cambio io, non chiedo quello che mi interessa cercando di convincerlo e di costringerlo in qualche modo a fare la mia volontà. Ma nella preghiera, secondo lo stile di Gesù, io mi apro all'azione dello Spirito e chiedo al Signore che cosa vuoi da me? Dammi la forza per fare quello che mi chiedi. Al capitolo 18 l'Evangelista Luca raccoglie altre due parabole sulla preghiera. La prima è quella del giudice iniquo e della povera vedova, la quale si rivolge al giudice che non ha coscienza chiedendogli giustizia. Ripetutamente formula questa preghiera, fammi giustizia contro il mio avversario. Quell'uomo non ha nessun interesse né intenzione a farle giustizia, ma a causa della sua insistenza alla fine cede. E Gesù domanda, forse Dio... Non farà giustizia ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Li farà forse aspettare a lungo? No, vi dico, farà loro giustizia prontamente. Ragioniamo sulla domanda della vedova. Questa donna chiede giustizia. Fammi giustizia contro il mio avversario. Non chiede delle cose. Desidera che si compia la giustizia nella sua vita. Questa è una tipica domanda paolina. Sappiamo come San Paolo abbia trattato bene il tema della giustificazione per fede. L'uomo è reso giusto non dalle opere che fa, ma dalla grazia di Dio. E l'uomo accoglie la grazia aprendosi con fede a Dio. La fede è l'abbandono fiducioso nel Signore è l'accoglienza della sua misericordia. Fammi giustizia, allora significa rendimi giusto. Provate ad adattarlo alla vostra situazione? È la richiesta di chi desidera fare il bene, compiere la volontà di Dio. Rendimi capace di fare quello che mi chiedi di fare. Se tu non mi rendi capace, io non lo sono, io non ci riesco, con le mie forze non posso. Molte persone commentano di fronte a questi consigli di Gesù, eh, non è facile, non è facile. Non è facile se sono da solo, se sono lasciato alla mia impotenza umana. Non è facile, praticamente è impossibile. Ma non sono solo. Mi è stato dato lo Spirito. Dio è amico e viene incontro alla mia debolezza. Per cui nella preghiera, come la vedova, anche noi con insistenza chiediamo fammi giustizia. Ora però l'insistenza è presentata come necessaria per un giudice disonesto, ma Dio non è così. Non c'è bisogno di insistere e di stancarlo. Non dobbiamo convincerlo che abbiamo bisogno che faccia giustizia. Lo sa, lo vuole. Noi desideriamo che faccia giustizia, cioè che ci renda giusti che ci renda capaci di compiere il suo volere? Se noi lo desideriamo e lo chiediamo giorno e notte, gridando verso di lui, cioè se lo desideriamo con tutte le forze, il Signore non ci fa aspettare, ma fa giustizia prontamente. La parabola termina con una tragica domanda. Il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? E questo è il punto delicato, perché la preghiera è una questione di fede. La preghiera autentica è manifestazione della fede, intesa come abbandono fiducioso, come solidità. Fede è fondamento, è la solidità di Dio. Io ho fede se mi appoggio su di Lui, se confido in Lui, se mi fido di Lui, se mi affido alla sua volontà. Se c'è questo atteggiamento, non serve l'insistenza, non dobbiamo cambiare Dio. Dobbiamo semplicemente aprirci alla sua potenza trasformatrice, alla grazia dello Spirito Santo. E l'opera è compiuta. Chiedete e vi sarà dato. Subito dopo Luca racconta la terza parabola della preghiera. Sono tutte e tre esclusive del terzo evangelista. È un indizio questo del suo interesse per il tema della preghiera. Più che una parabola ci troviamo di fronte ad un racconto esemplare. Sono due personaggi che propongono due diverse preghiere. Il fariseo e il pubblicano. Il fariseo è un uomo osservante, religioso, pieno di sé, che formula una bella preghiera di ringraziamento e di lode, ringraziando il Signore per tutto quello che gli ha dato e vantandosi di essere onesto, religioso, praticante, diverso dagli altri che sono disonesti. E con la coda dell'occhio... Osserva il pubblicano che è un tipico rappresentante del mondo disonesto. E quest'uomo in fondo al Tempio, umile, col capochino, si batte il petto ripetendo sempre una formula: O oh Dio abbi pietà di me, peccatore. Gesù sconvolge il giudizio tradizionale affermando il peccatore che si riconosce peccatore e chiede misericordia torna a casa giustificato a differenza dell'altro il fariseo che si ritiene giusto il quale torna a casa Così com'era. Il termine giustificato è tipicamente paolino. È un'altra dimostrazione di come Luca sia un valido discepolo di San Paolo, di come Luca abbia imparato dall'Apostolo uno stile di predicazione ed un criterio teologico. Il peccatore pentito che riconosce con dispiacere il proprio peccato, torna a casa giustificato, reso giusto, ha ricevuto giustizia, è stato cambiato da Dio. A differenza del fariseo, che credendosi giusto, si illude, non chiede la misericordia di Dio e resta sempre quello che è. La preghiera non lo cambia. Ma se non lo cambia, non gli serve. La misericordia di Dio è una terapia, è una medicina che serve per farci guarire. La grazia ci viene data perché possiamo cambiare i nostri aspetti negativi e imparare a vivere secondo lo stile di Gesù. Ma se questa grazia non ottiene i risultati, cioè se noi non cambiamo, non ci serve a niente. La misericordia di Dio che ci è data con grande abbondanza è inutile se noi non la accogliamo. Se la accogliamo cambiamo, se non cambiamo è segno che non l'abbiamo accolta. La preghiera quindi, secondo il saggio insegnamento dell'Evangelista Luca, è una dimensione fondamentale della nostra vita cristiana ma non come serie di formule da dire, come atteggiamento di umiltà, di apertura, di accoglienza. Non prego per cambiare Dio. Quando prego, cambio io. Gesù è un maestro di preghiera. Quando pregava, il suo volto cambiò d'aspetto. Può avvenire così anche a noi.